My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. Dalla Pesciara di Bolca spunta un fossile unico al mondo. È una specie di pesce cartilagineo mai rinvenuta prima, trovata durante recenti scavi appunto alla Pesciara, Pesciara e non dimentichiamo il Monte Postale. Ora, non dando per scontato che tutti sappiano, ci stiamo rivolgendo al mondo intero, dov'è Bolca, ricordiamo che siamo in provincia di Verona e che questo luogo non è certo nuovo a ritrovamenti, trattandosi di uno dei siti paleontologici più famosi e importanti al mondo, non solo per la quantità ma anche per la qualità dei resti rinvenuti. E allora di questa scoperta, ma anche di questo mondo, parliamo con Giuseppe Marrama, che abbiamo già inquadrato davanti al nostro monitor, per tutti Paleo Beppe, e questo la dice lunga, ricercatore dell'Università di Torino, naturalista, che su questo argomento collabora tra l'altro col Museo di Storia Naturale di Verona, e c'è anche di mezzo il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Vienna. Insomma, Beppe si dà molto da fare. Benvenuto Beppe, ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, allora, partiamo intanto da quel fossile appunto che abbiamo, voi avete definito essere unico al mondo, spuntato là. Sempre nuovi tesori spuntano dalla Lessinia, provincia di Verona. Perché questo è unico al mondo? Allora, è un esemplare unico al mondo innanzitutto perché è perfettamente conservato, cosa che è estremamente rara nei pesci cartilaginei come gli squali e le razze appunto. E poi in secondo luogo perché rappresenta una razza nuova per la scienza, quindi una specie nuova, forse appartenente addirittura ad una famiglia di razze nuove, che ci darà molte informazioni sicuramente sull'origine e sull'evoluzione di questo tipo di razze. Beh, facci capire com'è possibile dire appunto quello che stai dicendo, da quali dati lo si desume? Allora, i dati preliminari ci dicono che questa razza ha un'anatomia unica, cioè un insieme di caratteri morfologici che oggi non si rinviene in nessuna delle razze conosciute, né quelle attualmente viventi, né quelle fossili finora ritrovate. Il gruppo di razze a cui appartiene questo fossile è il gruppo dei miliobatiformi, l'ordine miliobatiformes, delle razze molto note al pubblico per una caratteristica peculiare, ovvero la presenza di uno o più aculei veleniferi sulla coda che usano come arma di difesa contro altri pesci predatori e occasionalmente anche contro l'uomo. Ecco, queste razze oggi comprendono due superfamiglie molto, molto distinte tra loro, sia dal punto di vista morfologico, ma anche da quello ecologico. Una di queste è la superfamiglia d'Asiatoidea, che comprende razze bentoniche, come ad esempio le pastinache, che vivono principalmente sul fondale, sono caratterizzate da una batteria di denti molto piccoli, un disco pettorale di forma discoidale, con raggi poco mineralizzati che permettono un nuoto di tipo ondulatorio. Al contrario, le razze della superfamiglia Miliobatoidea, come ad esempio le aquile di mare o le mante, sono principalmente pelagiche, ovvero vivono in mare aperto e sono caratterizzate da grosse piastre dentarie con cui frantumano i gusci dei molluschi e dei crostacei di cui si nutrono. E sono caratterizzate anche da pinne pettorali ad ali sostenute da raggi molto robusti che permettono un nuoto cosiddetto di tipo oscillatorio, che è una sorta di volo subacqueo. Ecco, i dati preliminari mostrano che questa nuova razza fossile di Bolca possiede un mix di caratteri comuni a entrambi questi due gruppi di razze oggi esistenti. È quindi possibile che la nuova specie rappresenti una forma di transizione tra i due gruppi, cioè quello più basale delle razze bentoniche, quello più derivato delle razze miliobatiformi pelagiche, oppure che possa essere addirittura una forma primitiva, una sorta di antenato comune tra i due gruppi.
Quindi una razza primitiva, diciamo subito, parliamo di 49 milioni e 700 mila anni fa. Sì, esatto. Si capisce bene di che cosa si parla. Dunque, Beppe, tra l'altro l'hai ripetuto anche adesso, ben conservato, molto leggibile, ma mi pare che questa sia una caratteristica un po' di tutti i depositi sedimentari che da sempre caratterizzano l'eccezionale stato di conservazione in Bolca. Perché? Assolutamente, la razza in questione è un esemplare, come dicevamo, squisitamente conservato, completo e perfettamente articolato, quindi con dei dettagli anatomici eccezionali. È difficile che i pesci cartilaginei come le razze e gli squali si conservino in maniera così eccellente e completa come fossili. E questo perché sia le razze che gli squali possiedono uno scheletro cartilagineo che raramente, solo in condizioni eccezionali, ad esempio di anossia sul fondo, si conservano allo stato fossile. E questo è il motivo per cui, ad esempio, razze e squali sono rappresentati nel record fossile, nella maggior parte dei casi, soltanto da denti isolati, mentre quello di Bolca è un caso eccezionale, uno dei pochi casi in cui si conservano completamente articolati. Allora, intanto diamo un'informazione che dice semplicemente che il nuovo reperto resta esposto insieme, tra l'altro, ad altri tre fossili coevi al Museo di Storia Naturale di Verona fino alla fine di ottobre, ma poi probabilmente si proseguirà perché è veramente importante. C'è una mostra Bolca, nuovi eccezionali ritrovamenti. Dell'eccezionalità il dottor Marrama ci ha detto. Però adesso allarghiamo un poco il concetto, perché piace anche interessarsi a questo tuo mestiere, Beppe, porta pazienza ma non riesco a darti del lei, perché si parla di paleobiodiversità. Allora, aggiungere nuove informazioni su questo tema oggi, com'è possibile che avvenga e se avviene che cosa sta a dirci? Allora, il giacimento di Bolca, come abbiamo detto, è unico al mondo non solo per la magnifica conservazione dei fossili, ma anche per la grande quantità di fossili e il numero di specie finora descritte, che sono principalmente pesci, oltre 230 specie tra pesci ossei e pesci cartilaginei. Ma sono presenti anche altri resti, come per esempio invertebrati e piante. Ecco, queste ultime scoperte, diciamo, non riscriveranno completamente la storia della paleobiodiversità di Bolca, ma sicuramente aggiungeranno dei tasselli che completeranno le nostre conoscenze sulla diversità degli organismi presenti a Bolca, sulla loro poi ecologia e sulla loro evoluzione. Perché la si chiama anche paleoecologia, quella di Bolca? Facci capire. Ecco, la paleoecologia è la scienza che studia e ricostruisce gli ecosistemi del passato, diciamo la loro e naturalmente anche la loro evoluzione nel tempo. Ecco, con questo termine però non indichiamo solo lo studio dell'antico ecosistema di Bolca, ma più in generale di tutti gli ecosistemi del passato di cui abbiamo conoscenza attraverso i fossili. È bene ricordare che l'argomento ecologia oggi è molto attuale nel contesto dei cambiamenti climatici che sono in atto e del loro impatto sugli ecosistemi attuali. La paleoecologia, d'altro canto, studiando gli ecosistemi del passato e quindi la loro evoluzione in rapporto ai cambiamenti climatici che ci sono stati nel passato, ci dà quindi ulteriori informazioni su quale può essere l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi attuali, quindi dandoci una marcia in più poi per affrontarli. Provo a pensare, essendo io veronese, Beppe, se in qualche modo Bolca, non soltanto perché è giornalista, ma anche perché a suo tempo studente, eccetera, poi io mi sono laureato in lettere e filosofia, quindi c'è stato anche modo di avvicinarmi a queste tematiche, non la si conosca. Però non dando niente per scontato e sapendo che ci vede il vasto mondo,
Nel corso degli ultimi 4 secoli, pensate, amiche e amici che siete alla visione, sono stati recuperati più di 100.000 esemplari di pesci dalle rocce dell'area di Bolca, per i quali sono state rette più di 230 specie ripartite almeno in 190 generi. Allora, ecco, quando si danno di questi numeri, come succede spesso anche per altre scienze o per altre situazioni che hanno a che fare comunque con la scoperta, si pensa di aver scoperto tutto e poi improvvisamente ecco che si scopre qualcosa di nuovo. Che effetto fa, Beppe? Sicuramente scoperte come queste continuano a darci ulteriori nuove interessanti informazioni sull'origine e sull'evoluzione degli ecosistemi del passato e degli organismi in particolare che naturalmente vivono sulla Terra da ben prima che l'uomo, inteso come Homo sapiens, facesse la sua comparsa sulla Terra. Ecco. Allora, va detto che il dottor Marrama si è laureato con una tesi di laurea proprio su Bolca. Ho letto Marrama. Bene? Com'è? Il cognome è Marrama, scusi. Ah, Marrama, con l'accento sulla A? Sì, esatto. Ma allora bisogna metterlo, Beppe. se non c'è, si legge Marrama, che poi non va bene. Marrama, adesso lo segniamo subito, guarda, così ce lo ricordiamo anche per il sottopancia da mettere. Stavo dicendo appunto che, sì, tu Bolca la conosci bene, perché ti sei laureato su una tesi di laurea. Spiega che cosa c'è dietro una scoperta, dietro un lavoro, dietro un museo come quello di Bolca. Che tipo di lavoro c'è e che tipo poi di proseguimento didattico c'è? Allora sì, sicuramente c'è una notevole quantità di lavoro che è frutto dell'esperienza e dell'impegno, diciamo, non soltanto di paleontologi, ma di tante altre figure professionali come per esempio geologi, tecnici, collaboratori, ma anche studenti universitari. Inoltre, caso unico in Italia, ecco, la famiglia Cerato di Bolca da quasi 200 anni scava il giacimento della Pesciara, che è di sua proprietà, ma sempre sotto la supervisione degli enti statali, in particolare del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Ecco. Anche qua altra informazione, questa località è conosciuta per i suoi fossili in tutto il mondo evidentemente, ma già dalla seconda metà del 1500, quindi il profilo è assolutamente mondiale, internazionale. Assolutamente, Bolca è conosciuta in tutto il mondo perché non esiste un sito paleontologico al mondo con una ricchezza in specie e una conservazione di resti con una così alta qualità e dettaglio anatomico. Ecco, tanto che questi giacimenti sono stati inseriti nella lista dei siti candidati a diventare patrimonio dell'UNESCO. Noi su questo tema in generale dell'UNESCO abbiamo fatto più di una trasmissione. Che cosa potrebbe significare questo, Giuseppe? Questo significa che è successo grazie all'impegno comune tra enti statali ed enti di ricerca, il sito di Bolca, come ha già detto lei, assieme ad altri siti geopaleontologici della Val d'Alpone, è stato inserito in data 9 luglio del 2021 nella tentative list italiana dei siti candidati a diventare patrimonio UNESCO. Si tratta quindi di un importante riconoscimento per il patrimonio paleontologico italiano nello specifico e più in generale per tutto il patrimonio culturale italiano. Tu sei di Torino, credo che a Torino ti stiamo adesso contattando per questa intervista, sì. E lavori che per il Museo di Storia Naturale di Verona e hai anche questa collaborazione con l'Università di Vienna, con il Dipartimento Scienze della Terra. Che cosa si studia lì? Allora, io attualmente sono ricercatore al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, collaboro con il Museo di Storia Naturale di Verona e collaboriamo anche con il Dipartimento di Paleontologia dell'Università di Vienna, dove negli ultimi 3 anni, anzi oltre 2 anni fa, però per 3 anni,
sono stato ricercatore postdoc e in questo dipartimento si studia naturalmente paleontologia e in particolare quel che riguarda l'evoluzione dei pesci cartilaginei come squali e razze. Senti, ho l'ultima domanda da farti, è la più complicata che potrei immaginarmi di fare, ma te la devo fare. Senti, facci capire che bella professione è questa tua e da Assolutamente. grande che cosa vorrei fare. Di sicuro, allora, io sono un paleontologo, ecco, attualmente ricercatore, sto entrando, diciamo, sono all'inizio della mia carriera accademica. Quella del paleontologo, come diceva lei, è assolutamente una bellissima professione. Non è solo una soddisfazione personale quando si scopre qualcosa di nuovo. Non è solo, diciamo che non è solo appunto una soddisfazione, qualcosa di personale, ma è qualcosa che poi va a beneficio dell'intera comunità ed è quindi qualcosa di estremamente gratificante che ripaga anni di studio e di sacrifici. E pensare, caro Paleo Beppe, che io uno degli esami più noiosi che ho sopportato all'università era paleontologia. Pensa un po' cosa significa un docente che ti sappia far amare la materia. La sto amando di più facendo questa intervista che non essermi preparato un esame universitario. Abbiamo dunque sentito Giuseppe Marramà, quindi con l'accento sulla A, ricercatore dell'Università di Torino. Abbiamo fatto la tua conoscenza, Beppe, ma mi piacerebbe anche tornarci sopra, se hai qualche altro motivo da divulgare, noi siamo qua. Il nostro compito è quello della cassa di risonanza di notizie belle, importanti, sane, anche veicolate con sana informazione. Grazie Beppe, buon lavoro di cuore. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Buona serata, buon pomeriggio, buongiorno, a seconda di quando vedrete questa pubblicazione, ma comunque non perdetevela, perché se siete arrivati in coda la vedrete all'inizio, ma merita. Avete visto anche quelle foto che ci ha regalato appunto il dottor Marramà ed è, ripeto, una situazione che va anche vissuta per bene. E dunque, se potete, un viaggettino al Museo di Storia Naturale di Verona non guasta per nulla. Alla prossima pubblicazione, immancabilmente. My Generation, il mondo che cambia. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini.